Buonasera signore e signori, sono Asci88, benvenuti quest'oggi con la terza parte della nostra guida a Pokémon Bloody Platinum. Non... dove siamo? Oh mio Dio, non mi ricordo dove... Ah, sì, a Jubileaf Town, ecco, ora... era un po' che non registravo, infatti, questo gioco. E dovevo andare a curare la nostra squadra, perché non mi ricordo se vi avevo fatto vedere che... Totodile è arrivato a livello 15, livato, e abbiamo anche Abloo, che è il nostro nuovo Pokémon di tipo volante, drago, iper. E quindi andiamo direttamente a curare la nostra squadra e proseguiamo. Intanto una news è che sono iper raffreddato, una cosa tipo nemmeno Gandalf riuscirebbe a passare. Quindi sono veramente veramente pieno e non mi riesce ad andare via questo fottutissimo raffreddore. E quindi andiamo a sfidare questo allenatore. E non ho messo Abloo davanti perché lo volevo tra l'altro allenare. E cosa dire, che adesso ho aggiustato, tra virgolette, vabbè, aggiustato, non è che era rotto, però ho sistemato Camtasia. Ci ho dovuto zazzicare un pochino per riuscire a farlo funzionare decentemente. E quindi adesso dovrebbe funzionare perfettamente. E credo che possa anche utilizzare delle canzoni di sottofondo da mettere appunto come sottofondo ai video, scaricandole tipo da Free Music. Insomma, ho scritto Free Music. Praticamente è un sito dove voi potete scaricare chiaramente la musica e poi utilizzarla come sottofondo senza dover andare incontro a copyright, CIA e puttanate varie. Quindi spero proprio che funzioni questa cosa, perché prima Camtasia infatti non me lo faceva fare perché era nei giorni di prova, cioè era tipo un trial version, e adesso invece è tutto completo. E quindi spero che funzioni e mi butti dentro anche le canzoni che voglio io, insomma, di sottofondo, ecco, lo spero vivamente. Saranno canzoni così prese a caso, ecco, non è che... Sì, mi sono messo qualcuno ad ascoltarla stamani, cavolo, sono davvero divertenti. Che poi è persone tipo normalissime, ti pareva strano che non venisse avvelenato. Sono persone normalissime che caricano qui dei video, cioè qui in questo sito, facendo musica, non so, tipo un po' elettronica. Poi c'è un po' di blues, hip hop, rap, eccetera eccetera. E uno può andare a prendere questa cosa, quella che gli piace, e ascoltarla. Ovviamente metterò il link del sito nella descrizione, se qualcuno sia vuole andare a sentire qualche pezzo di musica così a caso, senza prendere magari qualche persona che è iper famosa o altro. E poi se magari la volete utilizzare, non so, se qualcuno di voi la vuole utilizzare per qualche sottofondo dei video, eccetera eccetera, per me non c'è problema, io ve lo lascio, almeno faccio pubblicità anche a loro perché mi sembra giusto, perché utilizzo insomma i loro file e la loro musica, mi pare giusto comunque sia dire che è roba loro. Comunque sia, in questa parte era un po' che non registravo Pokémon Bloody Platinum. Ecco, un'abra. Speravo di trovare qualche Pokémon nuovo da utilizzare nella squadra. Anche perché, insomma, dopo la cattura di Abloo non ho più rigiocato a Bloody Platinum. Ho fatto solo una parte a Base Black e basta. Intanto qui è un cowboy lui. Non è molto... cioè fa molto cowboy invece che più montanaro. Comunque questo ragazzo ci darà la MN di Spaccaroccia, che ovviamente non possiamo utilizzare se non dopo appunto la conquista della medaglia. Ok, grazie Diglett, me ne posso anche andare. Questo è vestito di giallo, Ganzi, gli allenatori sono coloratissimi, questa cosa mi diverte. Anche se poi in realtà lo sprite rimane sempre il loro. Questo è un Diglett, battiamolo con una pistola acqua. E poi un Cubone è molto simpatico come Pokémon. Ha quella testoscina ganza. Testolina volevo dire. Zubat viene mandato KO. Ok. Mamma mia. Volevo anche parlare ma non ce la faccio.
come posso fare a commentare in questo stato? Ah, è vero, non può essere addormentato. Volevo dire che con questa velocità del gioco, perché ho aumentato la velocità fino al massimo, si fa anche abbastanza veloce a superare varie cose lente tipo Dasparge. E poi un Valtoi grandissimo. Totale sta mietendo vittime su vittime. Ok. Adesso, una volta usciti, ci troviamo a Auriburg City e ci sarà questo ragazzo che ci accompagnerà appunto alla palestra. Ci dice: ehi, non ha mai visitato la palestra? No, perché è la prima volta. E c'è anche Spighetto. No, come si chiamava? I nomi io non me li ricordo. Non mi ricordo nemmeno i nomi dei colleghi che lavorano con me. Cioè, pensate un po'. Vabbè, quello è un fatto, non è una buona cosa, è un fatto più mentale che altro. Allora, andiamo a parlare con il nostro carissimo Bloody Chew, ecco come si chiamava, perché ho detto spighetto, non lo so. Ok, e a questo punto dobbiamo innanzitutto andare al Pokémon Market perché non mi ricordo, eccolo, non mi ricordo né quante Pokéball ho e né quante pozioni, ho dato 5 pozioni. E un antidoto, che non guarda, vabbè, un antidoto mai. Qua che vende? Le Al Ball e Net Ball. Ok, le Pokéball invece quante ne ho? 18, quindi a posto. Ok, possiamo anche uscire e andarcene direttamente nella miniera. Come saprete, dobbiamo andare a parlare con il capo palestra. Ma prima, qua sotto, si possono raccogliere due strumenti. Uno è un Darahit, che sarebbe un tipo un super colpo, brutto colpo. Qua una squamacuore e qui invece si può trovare un coccio giallo, Yellow Shard, che se lo scambiamo può essere utilizzato. Mi sembra che ce n'era uno anche per qua. Forse. Boh, non mi ricordo, forse parlando con questo. Ah, ecco, infatti mi dà una super pozione. E appunto, scambiandoli i shards, i pezzi di coccio, possiamo ricevere in cambio tipo MT. Oppure anche pietre. Mi sembra che nella versione tipo smeraldo, rubino e zaffiro scambiati, appunto, i cocci ci davano i pezzi di i pezzi, le pietre. Oh, Steelix al 18! Mamma mia, cavolo, questo sarebbe, non sarebbe male da catturare. Però lo voglio sconfiggere per ricevere più punti esperienza. Ma meglio di no, mi potrebbe sconfiggere lui. Porca miseria, uno Steelix ora non sarebbe stato male, ma non ho voglia nemmeno di prendere un Pokémon già iper evoluto e già troppo power, perché sennò che divertimento ci sarebbe. Però cavolo, uno Steelix al 18 non male. Questo sta utilizzando Ira, perfetto, meno male che l'abbiamo abbattuto. Swablu sale a livello 10. Ok, un altro Geodude. Parliamo con il nostro amico capo palestra, che non mi ricordo il nome. Boh, non lo dice. Me ne sono scordato, ok. Troviamo una pozione, qua c'è un altro allenatore da sfidare. Esatto, il mio raffreddore è una cosa da pazzi. Geodude a livello 13, ovviamente Abloo non toccherà boccia nella sfida contro il capo palestra, o al massimo potrebbe essere sacrificato. Speravo veramente di far evolvere Totodile, anche perché, insomma, andare con Croconaw sarebbe secondo me la cosa migliore. Oh, perfetto. Well, what Totodile is evolving? Boom! Abbiamo Croconaw, il nostro Pokémon mascellone. Fammi vedere un po' le statistiche. A parte di Swablu, che ha, insomma, manco tanto forte. Croconaw ha un attacco favoloso, due buone difese. La velocità non tanto. Forse mi dovrò ricredere su Swablu. Forse potremmo anche toglierlo. Anche perché, sinceramente, per far evolverlo. Per farlo evolvere in Altaria mi sembra che tipo al 30-31, quindi molto in là. E tenere Swablu per altri 20 livelli non è proprio il massimo. Ci penserò, ci penserò. Ditemi anche voi cosa o meno fare con Abloo. Però secondo me sarebbe meglio toglierselo. Cioè, ormai continuare a utilizzarlo. Poi se trovo qualche Pokémon volante più bello lo sostituisco. Attenzione, Croconaw
Drogonau contro questo Aron. Grande Rhyhorn, mamma mia, Rhyhorn. Rhyhorn è stato il primo Pokémon che ha disegnato il disegnatore dei Pokémon, appunto. È anche il suo Pokémon preferito. Ha detto che praticamente mentre un wow, no, Knight, mentre andava praticamente a, come si dice, a disegnare i Pokémon, è stato il suo primissimo Pokémon che ha disegnato, che ha appunto proposto, e quindi è diventato il suo Pokémon preferito. Questa è una news che non mi ricordo dove l'ho sentita. Oddio, forse in giro per internet. Non mi pare che era Dario Moccia che l'ha detto. Allora, andiamo a curare velocemente la nostra squadra, ovvero Croconaw, e poi siamo pronti per sfidare il capopalestra di Oreburg City. E sì, Ganzo, primo Pokémon. Io mi ricordo che disegnai una volta alle superiori un Tyranitar talmente fatto bene che, cavolo, lo regalai a un mio amico. Che, anzi, non è che io lo regalai, lui se lo prese, il Tyranitar. Credo che ce l'abbia ancora. E era durante la lezione di italiano, forse? Non mi ricordo. Però, vabbè, io stavo attento a scuola, solo che dopo un po' mi dovevo distrarre in qualche modo, non ce la facevo. Aerodactyl immediato, incredibile, a livello 14. Se vi ricordate Aerodactyl... No! Oddio! Avevamo tentato anche di catturarlo e l'avevamo catturato nella precedente guida. Mamma mia, Croconaw! A livello 21, Ice Fang! Mamma mia. Scusate, l'emozione. Togliamo Scratch, che tanto non ci serve. Ah, Norit. Questo mi ricordo era di Pokémon Rubino. Io lo utilizzavo sempre, era spettacolare. Che poi si evolveva in... boh, non mi ricordo. Vabbè, che bello. La memoria a breve termine si sta danneggiando. Ah, ecco, il Roark si chiamava. Che poi tra l'altro lui ha anche un babbo. Vabbè, non è che solo lui ce l'ha, però... Comunque sia, il suo Pace è praticamente il capolessa numero 8. Numero 8, sì, quello che ha tutti i Pokémon di tipo elettrico. Comunque sia, Croconaw, una bestia, è una bestia. Allora, ora, intanto io non ce la faccio più, devo soffiarmi il naso. Allora, possiamo andare o qua su in cima e vediamo sul percorso 207 cosa possiamo trovare. Un Machop che tenta di darci dei pugni, quindi scappiamo. Praticamente nell'intermezzo di Oreburg City, qua dentro, possiamo trovare appunto una grotta in cui c'erano tutti i Pokémon fossili. Ora, un'altra volta per ricercare Aerodactyl, cioè ci misi veramente un sacco di tempo, non c'ho voglia. E poi comunque sia, la mia idea era di prendere Kabuto e farle evolvere in Kabutops, ma abbiamo già Croconaw come Pokémon di tipo acqua e a posto. Poi Omanyte e Omastar sono comunque sia roccia acqua, quindi insomma una sola riprendere gli stessi Pokémon. E allora proviamo ad andare avanti, magari ci ritorniamo un po' più avanti, andiamo a vedere un po', e andiamo ad affrontare il Team Galassia con il Professor Rock e la nostra amica Ok, affrontiamoli. E poi volevo, anzi, prima di concludere questa... Oh, e basta di parlare, accidenta a te. Appena avevo finito di combattere contro questi tizi, lenti come la neve quando deve cadere, sì. Oh, l'Arvitar, vabbè. Oh, cavolo, li voglio entrambi, oddio. Ma come non l'ha sconfitto? Che livello è? Ah, 19, beh. Anche lui è un tot, dai, il Ganzo. Che spettacolo. Io voglio Bagon. Sì, dai, voglio Bagon. Perché anche l'Arvitar, il problema è che l'Arvitar in Tyranitar sarà al 50. Oddio, Salamence sarà anche quella al 50, quindi ci diventa al meglio. Però la prima cosa che voglio è un PJ. Dai, non me ne frega niente, voglio trovare un PJ. Datemi un PJ e vi cambierò il mondo. Dai, per favore. Che strazio. Cioè, ho anche aumentato la velocità. E che arriva anche questo ciccione. Non me ne frega niente del fashion case. Accidenta te. Dai. Madò. Dai. Io non mi ricordo, ma come facevo a giocare nel coso? Qui c'è un allenatore. E lì pure. Aspetta, usiamo questa qui di erba. Fammi vedere. No, dice no. Ora si rinizia. Allora, proviamo un altro tentativo, poi andiamo a prendere quella Pokéball
Troviamo un Budiu, non mi interessa. E quindi niente, troviamo un Parlyz Eel. Ok, vediamo. Cioè, forse i PJ non si possono trovare selvatici, non lo so. Cioè, l'ultima volta ci ho messo veramente tipo 20 minuti fuori video per cercare di trovare un PJ, non ci sono riuscito. Cioè, è una cosa assurda. Vabbè, ora. Dai. Ok, grazie. Oramai Croconaw penso che arriverà tipo al 50 tra 2 minuti. Ok, te ne vai, grazie. Ok, sì, vabbè, dai. Preciso, lui si gira quando passo io, vabbè. Cacnea, oddio, Cacnea ce l'aveva. James ce l'aveva, quello del Team Rocket. Ma sì, me lo ricordo benissimo. Aveva Cacnea e invece che Jesse, oddio, che c'aveva? Jesse non me lo ricordo. Forse Arbok? No? Sevyper, aveva Sevyper. Jesse. Oh, va bene, allora sfidatemi un allenatore del cavolo, mannaggia. Dai, sì, questa c'ha 70.000 Pokémon, dai. Guarda, non vi voglio. Ma sì, guarda. No, no, non voglio, non voglio. Oramai ve li godete tutti come questi allenatori, come me li sto godendo io. Perché ho utilizzato Fulmisguardo? Maledizione, disse Gengar. Dai. Silcoon. Ma ti levi dalle scatole. Oramai Croconaw, cioè, sta facendo da sé solo, sta giocando da solo. È tutto lui, tipo Cristiano Ronaldo del team CR7. Allora, vediamo un po'. Niente, troviamo un Lotad. Ok, quindi la parte sta diventando anche abbastanza lunghina. Quindi, come al solito, vi dico, votate, commentate ed iscrivetevi. Un ciao da Esho88. Ciao ragazzi.